La Chiesa all'inizio dell'anno celebra la maternità di Maria e qual è l'ingresso più bello di entrare in un nuovo anno accompagnati dall'amore di questa madre che mai ci ha mollati, mai ci ha abbandonati anche nei momenti più dolorosi di questo nostro anno. Maria è l'icona, l'icona perfetta di tenerezza, di compassione, di darci consolazione e rifugio. E allora noi vogliamo celebrare stasera, a conclusione di questo anno, la nostra Santa Messa ricordando la maternità di Maria, ed è anche la giornata della pace, la giornata mondiale della pace che ci auspichiamo e auspichiamo che in questo 2021 questa pace possa rimanere salda o meglio ripristinarsi in quei luoghi dove invece non c'è pace. Prima di celebrare degnamente questi santi misteri, apriamo il nostro cuore all'amore di Dio e chiediamo umilmente perdono dei nostri peccati. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe il bambino adagiato in una mangiatoia. E dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando per tutto quello che avevano udito e visto come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo il nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo, prima che fosse concepito nei grembi. Parola del Signore. Carissimi fratelli, questa serata nel cuore di ciascuno di noi è una serata in cui naturalmente pensiamo a stare in famiglia, soprattutto poi con quest'anno. Limitazioni che abbiamo, quindi saremo pochi o molti, saremo la maggior parte famiglie poche perché la situazione ci vieta anche alcuni momenti di gioia, di attesa del nuovo anno come abbiamo fatto fino all'anno scorso. Nel cuore di ciascuno di noi facciamo poi bilanci, ci riflettiamo e ci accorgiamo che il tempo è una realtà la quale noi non riusciamo a gestire, perché magari noi abbiamo difficoltà, viviamo esperienze di gioia, esperienze di dolore, di lutto, di sofferenza, però il tempo, la vita, cammina, procede. E così ci accorgiamo che passano giorno dopo giorno, mesi dopo mesi, anni dopo anni, e ci ritroviamo ad un livello di esperienza della vita che a noi stessi ci chiediamo: ma che cosa ho fatto, che cosa ho realizzato, o che cosa vorrei ancora avere tempo per realizzare? Per cui credo che il bilancio non debba fondarsi su sentimenti di malinconia o di ricordi che ci rattristano, perché è chiaro, chi di noi non vorrebbe ritornare indietro e vorrebbe magari fare l'esperienza della sua adolescenza, della sua gioventù o altri tipi di realtà, no? Purtroppo la forza della vita
è proprio questo che cammina. E allora noi, per tenere un po' il passo, credo che dovremmo, con il dono della fede che Dio ci ha dato, dovremmo utilizzare il tempo sacralizzandolo nella nostra esperienza umana, spirituale, e quindi di non sciupare il tempo dietro a delle realtà. Magari in questo anno un po' tutti noi abbiamo fatto anche delle triste esperienze, no? Di amicizie perdute, di affetti perduti. Il coronavirus ha fatto danno in tutti i livelli, in tutte le fasce di età, in tutti i modi. E quindi ci accorgiamo che poi andiamo avanti e qualcosa abbiamo perso anche durante quest'anno, magari attraverso l'esperienza, ripeto, della morte, o anche esperienza a volte delle situazioni relazionali tra di noi che non sempre sono impostate su criteri di verità e quindi col tempo non durano, e quindi anche queste ci lasciano quell'amarezza, quella tristezza, che però noi questa sera non vogliamo dare spazio a questi sentimenti, ma esorcizzando un po', lasciatemi passare il tempo, no? Esorcizzando un po' la memoria, che non si metta sul cuscino dei vecchi ricordi, dei tristi ricordi, ma su uno sguardo, su una realtà davanti a noi che con la fede, con la presenza di Dio, con la presenza di Gesù, di Maria, vogliamo entrare nel nuovo anno per fare delle esperienze, soprattutto nella fede, esperienze più forti, esperienze che ci devono scuotere interiormente, esperienze che ci devono lavorare dentro di noi per far morire quella parte dell'uomo vecchio che sta sempre in agguato, per distruggere quello che è un po' il piano di Dio su ognuno di noi di condurci verso la salvezza. E allora questo primo giorno, che domani tra poche ore lo cominceremo, affidiamolo nelle mani di Maria, la nostra madre. Oggi la Chiesa celebra proprio la maternità di Maria, che stiamo contemplando nella grotta di Betlemme, questa madre ineccepibile, questa madre che è sempre a fianco all'uomo per poterlo sradicare dal suo egoismo, dal peccato, dalla morte. L'amore di Maria, questa, come dice Paolo, Dio mandò il suo figlio nato da donna, quindi una donna che ci ha dato di nuovo la possibilità di ricevere l'adozione a figli, di essere figli di Dio, proprio perché ci dà Gesù, ce lo porge, ecco, tra le sue mani a noi, ce lo affida e ci chiede proprio di farlo crescere, di farlo vivere nella nostra vita, nella nostra esperienza. E questo è l'impegno, io credo, che noi dovremmo cercare di entrare nel nuovo anno con uno spirito di positività, di luce, di sguardo, di pensare che il futuro ci preserva un qualcosa di nuovo, di qualcosa che ci aiuta a costruire su fondamenta solide questa nostra relazione con Dio. È chiaro che noi ci mettiamo appunto nelle mani di Dio e cammineremo nel corso del nuovo anno con tutte le esperienze che ci saranno, che saranno pronte per noi, ci auguriamo innanzitutto di uscire da questa pandemia, ci auguriamo di uscire anche da quella cultura di morte che ci portiamo ancora addosso nell'umanità, un'umanità che approva fino a poche ore fa in alcuni paesi la legge dell'aborto. È come approvare un destino di morte
Allora noi ci vogliamo proprio, noi vogliamo pregare, vogliamo sperare, vogliamo con Maria celebrare questa vittoria della vita sulla morte, e lo dobbiamo fare con la nostra cooperazione, con la nostra libertà che dice: Signore, io ti scelgo come Signore del mio cuore, della mia vita, e sposo i tuoi comandamenti, perché sono quelli, nell'osservanza dei comandamenti, che io mi posso elevare interiormente e vivere questo desiderio di comunione con te. E quindi da qui poi nasce anche nel cuore di ciascuno di noi, se non c'è elevazione interiore, se non c'è quel desiderio di comprendere e di conoscere il messaggio del Cristo, non potremo mai diventare operatori di pace. Allora questa giornata mondiale della pace la dobbiamo meditare, io non l'ho letto ancora, ma vi invito, perché so che il Papa ogni anno lascia un messaggio per questa giornata, e che cerchiamo di capire come si può diventare operatori di pace. Ecco, non pensiamo che mettere pace significa rinunciare alle proprie ragioni. Dobbiamo soltanto, solo semplicemente, iniziare a fare percorsi di verità nel cuore di ciascuno di noi e cercare proprio con tutta quella forza dell'anima di distruggere quei sentimenti di ambiguità, di ipocrisia, di falsità. È meglio costruire delle relazioni umane su quello che è possibile, perché non è detto che noi dovremmo essere nella carità di Dio, tutti siamo tutti fratelli, ma non è detto che ognuno deve raccontare per forza tutta la sua vita ad un altro per sentirlo fratello. Noi dobbiamo condividere i beni di comunione, l'Eucaristia, la preghiera. Queste sono le cose importanti, che poi nasca un'amicizia dove le persone si possono confidare, ma sui veri valori, sulla vera crescita personale, non pensando sempre a parlare degli altri, guardando i difetti degli altri, oppure accusando gli altri, quell'altro porta fortuna o porta sfortuna. Cerchiamo, ecco, di entrare veramente in questo spirito dell'uomo di pace che vive questo desiderio di comunione con Dio, che vuole costruire le comunità come Cristo l'ha voluto, morendo sulla croce. E solo a questo, come solo quel percorso lì, noi potremmo veramente dire di iniziare a vivere un anno come Dio ce lo chiede di viverlo. Un anno di grazia, ogni anno è un anno di grazia, per questo alla fine di ogni anno si celebra una preghiera di ringraziamento per quello che il Signore ci ha fatto vivere. È chiaro, è stato un anno, questo dopo guerra, è quello più faticoso, però almeno possiamo veramente col cuore in ginocchio dire a Dio grazie, perché non mi sono ammalato, grazie perché mi hai liberato da diverse occasioni, situazioni, mi ha dato il tuo supporto, la tua protezione. Non voglio dire con questo che chi si è ammalato non deve ringraziare, voglio dire solo semplicemente una preghiera di gratitudine, anche perché la sofferenza e il male non viene da Dio, quindi è tutto opera dell'esperienza del male, della morte, della sofferenza che c'è nel mondo, che non siamo santi. Però, ecco, viviamola e cerchiamo anche di portare nella nostra preghiera quelle famiglie, quelle persone che sono nel dolore, nella sofferenza, che magari, ecco, questa notte per loro non vedono l'ora che passi per ritornare alla quotidianità, perché ci sono dei tristi ricordi. Voi pensate che il coronavirus ha fatto creato delle situazioni familiari dove sono morti marito, moglie, o padre, o figlio, cioè sono stati toccati più di un elemento di una famiglia. E allora sì, pensiamo con gioia che vogliamo accoglierlo, che vogliamo liberarci da questa cappa di malinconia, di tristezza, però teniamo con quella gioia nel cuore anche queste persone che soffrono, perché possiamo
sentirli vicino mediante l'esperienza della preghiera. E allora questo nostro ingresso nel 2021 con Maria, col desiderio di essere costruttori di pace e soprattutto con lo sguardo sempre sulla Sacra Famiglia, non è che poi viene il 6 gennaio, si celebra l'Epifania, il 7 gennaio chiudiamo la boutique della grotta e tutto finisce. No, attenzione, non facciamo che Gesù, molte volte si legge il libro di Maria Sima, fatemi uscire da qui, perché sta in certi ambienti in cui lui non riesce proprio a sopportare perché c'è troppa ambiguità. Noi dobbiamo, con sincerità di cuore, con purezza di cuore, con desiderio di cuore, di servire, di amare il nostro Signore per vivere questo anno di grazia, questo anno di amore, di vita. E se ci saranno delle difficoltà, la fede sarà la nostra, il nostro vaccino, il nostro antibiotico, che ci aiuterà a superare tutte le difficoltà. Naturalmente parlo in termini spirituali, è chiaro che poi in termini scientifici, per delle sofferenze, delle malattie, ci sono delle cure appropriate che ognuno deve poi sottostare a quelle che sono le indicazioni mediche. Attenzione, non sono spiritualista, però voglio dare quella dimensione di fede che sicuramente è una forza d'amore che ci aiuta ad abbattere tutti gli ostacoli della nostra vita. E ci auguriamo soprattutto che nelle nostre relazioni fraterne, nelle nostre relazioni di amicizia, ecco, che possiamo viverle con serenità, con tranquillità e che non possano nascere pensieri inutili che turbano e che poi portano del male innocentemente a delle persone. Quindi ci auguriamo un 2021 con i colori dell'amore di Dio, ognuno se li possa vivere nel suo cuore e possa glorificare il santo nome di Dio. E ci diciamo a Maria, tienici per mano e accompagnaci per tutti i giorni del nuovo anno. Amen. Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo, Signore. O eterno Padre, tutta la terra ti adora. A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli. Santo, 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 è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Ti acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri. Le voci dei profeti si uniscono nella tua gloria. La Santa Chiesa proclama la tua gloria. Adora il tuo unico Figlio e lo Spirito Santo Paraclito. O Cristo Re della gloria, eterno Figlio del Padre, tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza del mondo. Vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli. Tu siedi alla destra di Dio nella gloria del Padre. Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo sangue prezioso. Accoglici nella tua gloria, nell'assemblea dei santi. Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli. Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome per sempre. Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato, sia sempre con noi la tua misericordia, in te abbiamo sperato. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno. Ed ora inchinato il capo per la benedizione solenne.
Dio sorgente e principio di ogni benedizione, e fonda su di voi la sua grazia, e vi doni per tutto l'anno vita e salute. Vi custodisca integri nella fede, pazienti nella speranza, perseveranti nella carità. Dio disponga opere e giorni della sua pace, ascolti ora e sempre le vostre preghiere e vi conduca alla felicità eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio.